In seguito all'annientamento atomico, la ricostruzione della nostra grande nazione potrebbe dipendere da te. Bene, gente. Il punto della situazione è questo. Sono infiltrato nell'istituto per i Railroad. La confraternita d'acciaio è mia nemica. E ora sto per andare a fare questa missione, liberare di nascosto tutti i sintetici. Ho chiesto ai miei amici se combatterebbero per la libertà. Non mi aspettavo così tanti volontari. Forse se ne aggiungeranno altri quando la battaglia avrà inizio. Però senza armi, molte armi, temo che la nostra battaglia sarà alquanto breve. Con i materiali adatti potremmo costruirci delle armi improvvisate ma funzionali. Purtroppo ci mancano alcuni componenti chiave. Che genere di componenti? Polvere da sparo, cristalli focalizzatori e qualche altra cosa. Non potremmo rubare delle armi? Tutte le munizioni sono custodite dall'URS. Anche se riuscissimo a rubarne un po', se ne accorgerebbero subito. Non possiamo rinunciare al fattore sorpresa. Continua. L'istituto si espande di continuo. Hanno appena finito di scavare un nuovo sottolivello. L'equipaggiamento di scavo è custodito dentro delle casse che sono ancora sul posto. Contengono tutto ciò che ci serve. Grazie al signor Binet, le squadre di costruzione sono composte da miei amici. Purtroppo, sono continuamente vigilati. Te la sentiresti di uccidere qualche guardia? Da chi sono sorvegliati? Da parecchi sintetici vecchio modello. Per te è un problema? Lo farò solo se è necessario. Ti assicuro che non c'è altro modo. Quando avrai eliminato le guardie, sposteremo le scorte e faremo saltare le gallerie. Per l'URS sarà un tragico incidente costato la vita a molti sintetici. Piuttosto raro, ma niente di insolito. Poi i nostri amici deceduti costruiranno le armi che ci servono. Buona fortuna. Ok. Quindi si tratta semplicemente di uccidere qualche sintetico. E allora, prima di tutto, non so se ho la missione a... ok, raggiungi casa. Questa qua è un'altra missione. Qua naturalmente dovrò prendere una decisione tra i Railroad e l'istituto. Dovrò scegliere una delle due fazioni. Allora, sotto copertura è questa qua. Iniziamo a liberare i sintetici, raga. Questa è una missione che, come potete vedere, mi sono portato avanti di video in video, perché ho dovuto aspettare un giorno per incontrare Z1 14, dovevo incontrarlo, prendere la password, fare un po' di roba. Quindi le parti che ho già fatto di questa missione sono state inserite nei video precedenti. Allora, ok, devo andare di qua. No. Devo salire forse? No, così però mi sto allontanando. No, mi dice che qua. Entriamo di qua. E niente, non so cosa succederà facendo questa missione, se l'istituto se la prenderà con me o se riuscirò a fare tutto di soppiatto senza farmi scoprire. Comunque niente, secondo me è giusto liberare i sintetici, perché vabbè, i motivi li ho già spiegati 2-3 video fa, ho fatto un discorso piuttosto lungo, quindi. Scansione identità sconosciuta. Allarmi per autocaduta. Ma no, tipo granate, qualcosa che mi può aiutare. Sistemi disattivi.
Hai fatto la tua parte. Noi faremo la nostra. Inizieremo subito a costruire le armi. Di cosa stai parlando? Secondo me si comportano come tutti gli altri giorni. C'è stato qualche problema? Finora nessun allarme. I miei amici hanno avuto il tempo di arraffare tutto e coprire le loro tracce. Ci sono novità da Liam. Liam ha attivato il suo terminale. Quando verrà il momento, ci sarà qualcuno a occuparsene. Proverò a temporeggiare, ma Liam è ansioso di procedere con il vecchio piano. Cerca di stargli alla larga. Se iniziassi a sospettare qualcosa, temo che farebbe saltare tutto. È un buon inizio. La sfida più grande resta quella di non farsi scoprire dall'URS. Dobbiamo stare attenti. E questo, purtroppo, richiede tempo. Intanto, continuo a lavorare per il padre. Guai se cominciassi a sospettirsi. Ti contatterò appena i miei saranno pronti. Ok. Continuo il lavoro con il padre. Ok. Quindi niente, continuo a fare il solito. Questa missione qua si è messa un attimino sempre in stand-by. E quindi vediamo cosa c'è da fare. Allora, abbiamo questa missione qui di cui ho parlato anche prima. E praticamente c'è questa squadra dell'istituto che si è inviata nel comune per prendere in custodia qualcuno che può aiutare con il reattore. Devo assicurarmi che vada tutto bene. E c'era stato qualche problema con i Minutemen, perché a quanto pare, da quel capito, questa persona non vuole che... Eccolo qua. Minutemen. Come va? Che succede qui? Capiti a proposito. Abbiamo bisogno di rinforzi. Questi stronzi dell'istituto non riusciranno a fuggire. Dovranno passare sui nostri cadaveri per uscire di lì. Ancora non sappiamo bene chi abbiamo di fronte, ma è una fortuna averti qui. Come hai saputo di questa storia? È complicato. Situazione? Rapidamente, qual è la situazione? Un cittadino del Commonwealth vive in quell'osservatorio. Sono arrivati quelli dell'istituto per prenderlo e portarlo via, solo che li ha visti arrivare. È riuscito a sparare un razzo di segnalazione. Lo abbiamo visto e ci siamo precipitati qui il prima possibile. Ora sono bloccati dentro. Come intendi procedere? All'inizio pensavamo di attirarli allo scoperto, così sarebbe stato più facile ucciderli. Poi però abbiamo pensato di attaccarli direttamente, per assicurarci che non ci sfuggano. Ha senso, no? Vuoi condurre tu l'attacco? Attacchiamo, così siamo sicuri che non ci sfuggono e nessuno può parlare di me. Parliamo anche del cittadino. Che cosa sappiamo sulla persona che vive lì dentro? Non molto. Si chiama Wallace. È un intellettuale, uno molto eccentrico. Una specie di eremita. Abbiamo cercato di metterci in contatto con lui, ma sembra che non gli piaccia la compagnia. Allora, entriamo o no? Cavoli. Ritiratevi, attacca, tenete duro. Attacchiamo, dai. Attacchiamoli ora, prima che possano fuggire. D'accordo, ti seguiamo. Oh, magari questo è un po' particolare, come personaggio. Magari non vuole essere disturbato da nessuno. Però... E poi tra l'altro io qua c'ero già entrato e non avevo trovato niente. Alla fine si è rivelata una missione principale. Ciao. Ehi, generale. Generale. Terminati. Arriva! Hanno ammazzato! Del movimento? Curioso. Alzati! Alzati! Che segnale uscito? È detto attacco, che potete morire proprio oggi. No, aspetta, perché è fallita? Cosa ho fatto? La mia gamba! Ora sei nemico dell'istituto. No. No, aspetta. No. Ma ok, che... Vediamo se riesco a intervenire senza... Merda, la disintegrata.
5, finiscila. Enrico Thompson. Rilevati segnali ostili. Ma sono morti tutti. Ehi. Se faccio fuori sto tizio divento nemico dell'istituto. Porca. Parla con Enrico Thompson. Dottore. Odio il lavoro sul campo. Temevo che non ne saremmo usciti vivi. Esattamente com'è successo? Non sono adatto per il lavoro sul campo. L'ho ripetuto fino alla nausea, ma mi hanno mandato lo stesso. Niente faceva pensare che Wallace fosse in contatto con qualcuno o che sapesse che lo tenevamo d'occhio. Se lo avessi saputo, chissà, forse mi sarei comportato in maniera diversa. So che potrebbe essere importante per la fase 3 e tutto il resto, ma non so se vale la pena rischiare le nostre vite. Perché mandare te? Perché l'istituto ha mandato proprio te? Pensavano che potessi entrare in sintonia con lui, date le mie conoscenze scientifiche. Quel piano è fallito. So che lo tengono d'occhio da anni. Non so esattamente come lo abbiano scoperto e forse è meglio non saperlo. Ma una volta che si sono resi conto di quanto fosse intelligente e che poteva diventare una risorsa importante per la fase 3, hanno cominciato a seguirlo da vicino. Credo che gli abbiano fornito addirittura del materiale scientifico di tanto in tanto, per metterlo alla prova e capire se potesse essere interessante per l'istituto. Prendiamo Wallace e usciamo di qui. Cosa ha a che fare questo Wallace con la fase 3? Wallace è brillante sotto tutti gli aspetti. Non si era mai vista una mente come la sua prima nel Commonwealth. Ha un dono naturale per la fisica teorica. Sarebbe un elemento fondamentale per l'istituto, soprattutto per far funzionare il reattore. Il suo aiuto ci permetterebbe di fare enormi progressi sulla tabella di marcia. Beh, c'è un piccolo problema. Non vuole venire con noi. Stavo pensando che potresti parlarci e provare a convincerlo. Se non vuole venire con noi, non viene con noi, punto. Allora, vediamo, qualche consiglio? Qualche consiglio su come dovrei parlargli? Non farlo arrabbiare. Spiegagli che non gli faremo del male e che la sua vita migliorerebbe notevolmente. Forse ho sbagliato a dire ai miei amici di attaccare. Ma come sono finiti? Sono stati dei pezzi di polvere. Vabbè, a sto punto, visto che sono morti, vediamo... Wallace, sono qui per parlarti. Sei un altro dei loro robot, giusto? Nessuno qui ha intenzione di farti del male, capito? Vogliamo solo parlare. Non ti lascerò prendere i miei organi, né spararmi nello spazio, o qualunque cosa tu voglia fare. Ho sentito quello che succede alle persone quando c'è di mezzo l'istituto. Beh, io non farò la stessa fine. Ehi, vedi di darti una calmata, ok? Voglio solo parlare. Se avessi voluto parlare, non sarei qui dentro. E ora vattene. Ho sentito quello che succede alle persone quando c'è di mezzo l'istituto. Beh, io non farò la stessa fine. Ehi, vedi di darti una calmata, ok? Voglio solo parlare. Se avessi voluto parlare... Chiudi il becco e ascoltami. Non siamo qui per farti del male. Ma se non collabori potresti pentirtene. Va bene. Perché sei qui? Che cosa vuoi da me? Wallace, l'istituto ha bisogno del tuo aiuto. Del mio aiuto? Per cosa? L'istituto ha un problema tecnico per il quale servono le tue conoscenze scientifiche. In cambio avrai accesso al complesso di ricerche più avanzato che tu possa immaginare. Qualunque ricerca avevi in mente, potrai farla lì, te lo prometto.
Sarai protetto e al sicuro come da nessun'altra parte. Ci aiuterai a creare un mondo migliore. Sembra una cosa bella. D'accordo, ci andrò. Ok, credo che ora la situazione sia sotto controllo. Grazie per l'aiuto. Vaffanculo, prego, per l'istituto. Lo porterai subito all'istituto, giusto? Oh, sì, non voglio rischiare che cambi idea. Ci vediamo all'istituto. Ok. Niente, abbiamo completato anche questa. È stata bizzarra l'evoluzione di questa missione, perché inizialmente io volevo attaccare con i Minuteman. Vabbè, ci sono un po' di cambiamenti, vabbè. Quella che sto per fare ora invece è un'altra missione, però questo caso per i Railroad, perché devo parlare con la dottoressa Mari perché c'è un sintetico in pericolo nell'antro della memoria. Siamo ritornati a Good Neighbor dopo un po' di tempo e terminiamo questo video con questa missione, raga, perché poi secondo me dal prossimo in poi si arriverà veramente alla conclusione di questo gioco, e secondo me manca veramente pochissimo. Anche le missioni secondarie ormai sono praticamente terminate, sono rimaste quelle un pochino più ripetitive. Sei il contatto di cui parlava H222? Pensavo che in vita tua avessi già subito abbastanza tragedie. Invece il paziente sta riposando. Volevi salutarlo? Te lo sconsiglio. Ormai non ricorda più nulla della sua vita precedente. Non ricorda niente. Sono scrupolosa. La sua nuova vita ha avuto inizio nei pressi di Roxbury. Ora è tutto quello che sa. Non importa cosa gli dirai. Sappi che è impossibile invertire il processo. Ha perso per sempre qualsiasi ricordo di te. Ok, vabbè. Non ho avuto modo di salutarlo. Ha parlato molto di te prima che gli somministrassi l'anestetico. Mi dispiace che tu non abbia potuto salutarlo. Allora, qual è il piano per portarlo via? Ammazzerò tutti, non può stare qui. Non può restare qui. Impossibile. Siete stati voi, Railroad, a spiegarmi che bisogna sempre stare in movimento, che chi si ferma è perduto. Nascondere troppo a lungo un sintetico appena fuggito è una sentenza di morte per tutti noi. Useremo il percorso originale. Non ci sono alternative. Sarebbe questo il piano. Speravo in qualcosa di più prudente. Beh, come preferisci. Vai al Malden Metro Center ed elimina tutti i Gen 1 che trovi, capito? Dal primo all'ultimo. Lascio H222 e il suo futuro nelle tue mani. Appena sarà lontano, dimentica questa conversazione. Lui non è mai stato qui. Prima di uscire, prendi l'olonastro sul tavolo. È un messaggio personale, solo per te. La dottoressa mi ha permesso di dirti addio. Ho deciso di sottopormi all'operazione. So che perderò tutti i miei ricordi. Non devi dispiacerti per me. Io ho gli incubi. E questo mondo, l'URS, le persecuzioni. Non avvicinarti. Non ce la faccio. Tutti dicono che iniziando una nuova vita sarò al sicuro. So che sarò più felice. Peccato che così scorderò il vecchio Stockton. High Rise. Perché sta caricando la nuova mappa adesso, non so se... Se mi guardo indietro, vedo solo paura, angoscia. Ma mi mancheranno i miei nuovi amici. Ok, siamo H2. Ok. Io... grazie.
Niente, quindi ci dirigiamo là. Visto che quest'area, raga, io l'ho esplorata strabene, partiamo da qua, dal cantiere navale. Ok, raga, abbiamo sparacchiato un po'. Allora, andiamo a liberare l'area che dovrebbe essere qua. Ok, qua dentro. Non dirmi che siamo qui per lo stesso motivo. Alla faccia della nostra rigida organizzazione, passatesi. C'è anche Glory, che è quella di Railroad, quindi mi darà una mano anche lei. Sono amici? Niente da segnalare. Scansione. Soggetto. Il treno arriverà al binario tra minuti. Non attraversare il binario. Deve esserci stata una discussione molto, molto accesa. Ma io devo liberare l'area, devo far fuori i sintetici, mi sa. Mi sa che devo far fuori i sintetici un attimo. Elimini Gen 1, sì. Disattivi. Merda! Ho capito, fai rapporto a Desdemona, ma ormai questi qua cosa faccio? Li lascio in vita? Ehi, Dez ti sta cercando. Prego il Dio che l'istituto non ci trovi qui. La via di fuga è libera. H222 può andare. Lo so. La dottoressa Mary riferisce che è già in transito. Ben fatto. Per H2 questo è altro. Si direbbe che ha un angelo custode. Per ora la crisi è superata. Prendi, te lo sei meritato. Ok. Non sai quanto sono soddisfatto.
Il nostro nuovo ospite sta prendendo familiarità con l'ambiente e ha già segnalato diverse problematiche nelle nostre procedure. Con il suo aiuto la fase 3 sarà pronta in poco tempo. E tutto questo grazie a te. Questo progetto è in corso da prima del mio arrivo. Quanto manca alla sua conclusione? Non dovrebbe volerci molto. La divisione strutture ha tutto sotto controllo. Tu hai ancora una parte da giocare e penso proprio che ti piacerà. È il momento di annunciare la nostra presenza al Commonwealth, chiedendo che non interferiscano con i nostri progetti. Penso che l'onore di farlo spetti a te. Mi sembra una buona idea. Se tutto andrà bene, potremo evitare episodi violenti, salvando delle vite. Sì, questo è uno dei nostri obiettivi. E se dovrai essere il nuovo direttore dell'istituto, sei tu a doverlo realizzare. Abbiamo preparato delle note che dovrai registrare. Quando avrai finito, le trasmetteremo in tutto il Commonwealth. Usa questo microfono e segui il testo. Non è niente di difficile. Sono sicuro che te la caverai, padre. Ok. Testo per l'annuncio. Recita discorso. Ok. Vediamo qual è il testo. Nulla di che, insomma. Gente del Commonwealth, stiamo per attivare il reattore nucleare. E vogliamo solamente che non interferiate con le nostre operazioni. State tranquilli, l'umanità prospererà. E niente, va bene. Per anni avete avuto il sospetto che l'istituto esistesse ancora, che noi fossimo fra di voi. Questo è vero, ma c'è dell'altro. Noi siamo qui e noi siamo qui per aiutare. La nostra tecnologia superiore rappresenta il futuro del Commonwealth. Oggi attiveremo il nostro reattore nucleare, assicurandoci così un'esistenza che si protrarrà anche quando il mondo in superficie avrà cessato di esistere, assicurando un futuro all'umanità. Non abbiamo alcun interesse nell'interferire con voi per quanto riguarda... Libertà personale. Sì. Vite quotidiane. Le vostre vite quotidiane. Chiediamo soltanto che non interferiate con le operazioni dell'istituto. Se lo faceste, andreste incontro inutili difficoltà. A inutili difficoltà per tutte le parti in gioco. State tranquilli. Sappiate che il futuro è ricco di buone prospettive nel sottosuolo, fuori dal nostro controllo, in buone mani. Ricco di buone prospettive. Ricco di buone prospettive, e che l'umanità prospererà sotto la nostra guida. Beh, vediamo se è apprezzato. Interessante. Forse non era proprio quello che avevo in mente, ma sicuramente riuscirà a far recepire il messaggio. Ora dobbiamo fare in modo che tutti ricevano il messaggio. Che cosa ne dici di fare un viaggetto a Diamond City? Di cosa hai bisogno a Diamond City? Nulla dalla città in sé. A dire il vero è una manovra per velocizzare i tempi. La stazione radio di Diamond City ha molti ascoltatori sparsi in tutto il Commonwealth. Se vogliamo che la gente ascolti le tue parole, quello è il metodo migliore per raggiungerla. Prima di utilizzare la loro trasmittente, dobbiamo essere certi che abbia la massima portata possibile. Mi è stato assicurato che i componenti necessari sono già sul posto. Dovrei solo installarli per incrementare la portata della trasmittente. Torna da me quando avrai finito. Per allora dovremmo essere pronti. Ok. Niente, va bene raga, ci vediamo al prossimo video. Non so che piega sta prendendo la storia che sto delineando. Forse ho tenuto i piedi in troppe scarpe per troppo tempo, perché nel frattempo ho anche liberato i sintetici per conto dei Railroad. Cioè la visione mia e sua è molto diversa, però non mi va di buttare via tutta questa tecnologia per un poter migliorare la vita, insomma, nel Commonwealth costruito da tutto questo istituto. Mi sembra veramente uno spreco assurdo.
Però chiaramente quello che lui vuole è un po' diverso da quello che vorrei realizzare io. Comunque, insomma, ci vediamo al prossimo video, vediamo cosa succede, quale opportunità di scelta mi verranno proposte. E bella, ciao a tutti.